Oggi proviamo Art Graph. Questa è arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi proviamo questo materiale molto molto particolare, questa plastilina di grafite, una grafite in pasta molto malleabile da bagnata e molto performante anche da asciutta. Questo prodotto mi è stato mandato dal sito Mondo Artista, un sito di belle arti bellissimo in cui potrete trovare tantissimi tantissimi prodotti di belle arti, tre più impensabili e tre più di nicchia, come appunto di nicchia questo prodotto che adesso vi farò vedere come performa. Quindi vi lascio qua sotto il sito di Mondo Artista e qui sotto anche il link del prodotto se la cosa vi interessasse. Adesso spostiamoci di là e andiamo a vedere con l'Art Graph cosa si fa. Ed ecco l'occorrente per provare la nostra Art Graph. Io devo dire che già l'ho provata, nel senso che ho girato un video, ero già a buon punto, ma mi sono poi accorta che la videocamera era spenta, quindi ricominciamo. Come dice il grande Califano, l'Art Graph mi è stata inviata dal sito veramente sono talmente incavolata che sbaglio il Califano col Pappalardo. Come diceva Pappalardo, ricominciamo con spirito lieto. Allora, Art Graph mi è stata mandata dal sito Mondo Artista, poi useremo il blocco bellissimo che mi ha mandato sempre il sito Mondo Artista della Gerstecker, credo si pronunci così, questo blocco 180 grammi che qua dice grana fine, ma io invece questa grana la intendo semi ruvida. Ecco qua, è tutto sporco causa pasta di grafite del disegno precedente. Poi useremo il materiale acquerellandolo con un po' d'acqua, quindi ci occorrerà un po' d'acqua, un pennello. Io utilizzerò il sintetico Nettuno della Tintoretto e poi sfumerò con uno sfumino, una gomma in silicone, una gomma pane. Questo è quello che rimane della mia gomma pane dopo aver usato questa pasta in grafite, una matita, un tagliabalsa e tanta buona volontà. Cominciamo subito. Vado a dare l'impronta del mio disegno con una matita. Io voglio disegnare una pianta di fico d'India, così, quindi senza starci a perdere troppo tempo, disegno quelle che sono le pale, le abbozzo, adesso le aggrazio leggermente, voilà, più o meno, e cancello l'eccesso di grafite. Mi fermo qui, faccio una cosa semplice, prendo la mia pasta grafite che mi sono accorta è un po' secca, me ne sono accorta nel disegno precedente, diciamo che la mia sgranella molto. Leggendo il foglietto illustrativo c'è scritto di idratare il prodotto se lo si vuole morbido, però io ho provato a idratarlo e ho provato ad utilizzarlo morbido e l'effetto per disegni definiti è veramente difficile da ottenere. Preferisco ottenerli a secco, anche perché la grafite a secco si cancella perfettamente, mentre la grafite bagnata tende a stabilizzarsi maggiormente e non viene via del tutto. Però voglio farvi vedere, dopo un'idratazione bella profonda, qui ho inserito diciamo un mezzo bicchierino da caffè d'acqua, vedete, quello che succede è questo: lei si ammorbidisce nuovamente, non è una cosa per niente facile, si può modellare con le mani, quindi si può dare la forma che si vuole, ma poi dovrete fare i conti con questo, con le mani sporche in questa maniera. Per questo vi dico, non è semplice poi
essere puntuali nel disegno, perché già solo con le mani potreste sporcare tutto. Quindi per disegni con delle forme più certe usatela secondo me a secco. Per disegni più liberi, campiture più larghe, disegni solamente con profilo molto stilizzato e molto ampi soprattutto, questo è un prodotto molto valido da usare anche così umido. Vi faccio vedere il grado di coloritura da bagnato. È un nero assoluto. Ovviamente si possono avere le diverse gradazioni, vedete? Dalla più chiara alla sicuramente più scura. Però sicuramente andare ad eliminare una cosa di questo genere risulta molto molto più difficile. Molto più difficile. Vi faccio vedere. Vedete, non va del tutto via l'orma, rimane lo stesso. Nell'altro ho potuto smarginare con la gomma, qua sì, il più se ne va, ma la traccia rimane comunque, quindi il disegno rimarrebbe sporco dell'orma della grafite. E allora qui con mano certa, quando dovete fare appunto queste cose così, grandi campiture da disegnare su magari pareti, ecco, quello sì, ma per disegni di precisione, almeno per quanto riguarda il mio modo di disegnare, io mi trovo meglio a secco o appena appena bagnata, come vedrete durante il video. Quindi io sto girando questa parte del video dopo per completezza e per farvi capire come farla diventare nuovamente morbida, ma vi annuncio che io in video la userò a secco, proprio perché prediligerò un soggetto predefinito e prediligerò il fatto che la grafite possa essere cancellata dal foglio, perché lavorerò moltissimo anche con la gomma. Questo prodotto quindi va costantemente idratato perché, come l'argilla, va essiccandosi e va tenuto in un luogo fresco asciutto, perfettamente sigillato. Adesso vi lascio al video vero e proprio. Con questo tocco di grafite, che comunque si comporterebbe sicuramente meglio su grandi superfici, state attenti perché succede questo: sporca in maniera pazzesca, però devo dire anche che è molto molto divertente da usare. Quindi faccio una passata su tutto quello che voglio definire e ne faccio una passata da prima così, giusto per dare per definire le porzioni, e adesso coloro adagiando più o meno in maniera veemente il tocchetto di colore. Ora, quindi prima do una base uniforme. Per quanto riguarda le gomme, non la cancella nulla del tutto, però forse la gomma elettrica, ma non mi pare il caso di provare la gomma elettrica su un disegno come questo, però sicuramente la attutiscono sia la gomma pane, la attutisce di un po', la attutisce molto la gomma normale, quella in plastica, la gomma siliconica, questa per intenderci. Quindi do la base su tutto e adesso intensifico lì dove voglio che prenda maggiore colore. Arrivati a questo punto, scrollo senza sfregare, se no lascerei traccia di tutto ciò, il disegno dai granuli del colore, e con le dita faccio in modo che il tutto si sfumi. Adesso con gomma pane e gomma siliconica mi vedrete tirare fuori i bianchi, quindi definiremo successivamente di nuovo con l'art graph.
Questa sembra art graph, ma è gomma siliconica, quindi adesso inizio a tirare fuori un po' di luci. Ora prendo della gomma siliconica e vado a raschiare piano piano, senza lasciare striatura, spero, l'eccesso di grafite lì dove voglio che tirare fuori dei bianchi. Ho sgrezzato più di tanto, non si può, io mi sento come una ragazzina alle prime armi con questa pasta, perché è davvero, a mio avviso, di difficile gestione per le cose minute, e comincio a definire ciò che invece voglio che alla fine sia ben appunto evidenziato in maniera definitiva. Definisco bene i neri, prendo una gomma pulita perché l'altra è KO, assottiglio e tiro via l'eccesso di grafite col dito, e poi tiro fuori le ombre, le luci, scusate, con ciò che rimane della mia gomma pane. Adesso vado ad intensificare, come vi dicevo, ancora un po' con la grafite, andando a fare proprio dei morbidi passaggi che non rilascino troppa grafite, che colorino leggermente, ma che non portino tutto ad un'unità di tono troppo scura. Diciamo che questa, secondo me, è materia da veementi o da uomini. Non lo so, la vedo più così, o per chi ha una pittura molto istintiva, molto concettuale, non so, d'impulso. Adesso immetto le spine con matita. Dopo aver fatto i punti, certifico i margini con la matita. Io per tutto il lavoro sto usando una B1, niente di speciale, perché tanto con questo genere di pasta, almeno con questo numero che è la numero 1, più di un tot di scuro non si raggiunge, e quindi una volta che l'ho raggiunto, se voglio spingermi oltre, devo per forza utilizzare una matita. Ovviamente faccio entrare la linea di contorno nel grigiore, non la lascio di contorno, come sempre vi dico durante il corso di disegno. Ok, e anche se sbordo, poi ripulisco successivamente con la gomma. Con gomma pane, oramai non la riconosco neanche più la gomma pane, è diventata un pezzo di grafite, schiarisco i bordi, rifaccio l'ombra, così sbordando su tutto, e pulisco il margine con la gomma. La gomma è un'alleata fondamentale per questo genere di lavori, e soprattutto la gomma appuntita, quindi ne taglio un pezzetto. La utilizzo così per nettare i margini. Quindi la pasta di grafite, posso assicurarvi che per le campiture è una grande mano d'aiuto, per le grandi superfici, per invece le minuzie, per andare ad intensificare gli scuri nelle intersezioni, per andare a definire maggiormente le ombre, invece preferisco utilizzare una matita. Diciamo che è dalla combo dei materiali che secondo me esce il risultato
risultato migliore. In più è altamente idrosolubile, quindi adesso voglio provare una cosa insieme a voi. Con un pennello d'acquerello, io e il tintoretto 8 della serie Nettuno, intensifico, vediamo se riesco a sciogliere la grafite e ad intensificare le intersezioni, appunto. Eh sì, la grafite si scioglie, è difficilissima da controllare perché si sposta e slitta, ma si scioglie. Cambia tono, diventa molto più scura. Una volta riposizionata la grafite bagnata, diventa assolutamente stabile, non torna ad essere pulvirulenta, quindi diciamo che è una grafite altamente acquerellabile. Quindi adesso mi tocca sfumare come fosse un acquerello. L'unica cosa è che quando viene bagnata rinviene totalmente, quindi è facile riprendere il tutto in maniera veloce. A questo punto possiamo prendere poi uno sfumino che esercita maggiore forza di un dito per andare a sfumare lì dove vogliamo che la parte acquerellata, e quindi la parte più netta, più chiusa di grafite, si spanda con la parte più sfumata attraverso l'ausilio di uno sfumino. Ok, stoppo qui la mia pala di fico d'India. Spero di aver reso l'idea di come si possono dare le campiture con questo prodotto. Allora, che dire? In generale mi piace, lo trovo idoneo per le larghe campiture, lo trovo idoneo quando si vuole fare qualcosa di distintivo. Come vi ho detto, non lo trovo buono per lavori di precisione. Ho voluto fare la recensione perché sono certa che tra di voi ci sarà qualcuno che rimarrà affascinato da questo tipo di materiale e vorrà provarla appunto per qualche opera che reputa idonea per il suo utilizzo. E allora niente, mentre io adesso sistemo un po' qua, vi lascio alle foto e noi ci vediamo di là per le ultime considerazioni. Visto che è particolare questa pasta in grafite, è veramente una novità anche per le mani di Arte per Te, perché anche io per la prima volta mi sono cimentata con una tecnica nuova, mi sono sentita, come vi dicevo in video, proprio con una ragazzina alle prime armi, perché questa è la sensazione che si prova. Poi, mettendo un po' di esperienza, sono riuscita a tirare un po' le somme del mio disegno, però lì per lì ho avuto una sensazione veramente di spiazzamento e di novità, sensazione che non vi nego mi è piaciuta, perché oramai nell'arte conosco quasi tutto e invece adesso ho su cosa sperimentare. Bene, se volete provare Artgraph lo trovate sul sito Mondo Artista, vi lascio come vi dicevo il link qua sotto, questa mi è arrivata proprio da Mondo Artista, e soprattutto se già la conoscete ditemi come la usate, da bagnata, da asciutta, come la preferite. Io per esempio la preferisco notevolmente da asciutta, la controllo molto di più e la doso meglio, diciamo così, però capisco bene che anche una performance da bagnata può essere molto molto interessante. Fatemi sapere
sapere che ne pensate, condividete il video sulle vostre pagine Facebook, mi raccomando, e soprattutto lasciatemi un bel pollice in su per capire se questo genere di video vi piace. Bene, io vi aspetto tutti qua per la prossima volta, non prima di mandarvi un grande bacio. Ciao!